mondo del lavoro, quello autonomo, oggi in piazza, nella piazza Garibaldi a Cagliari. C'è anche lui, c'è anche Sandro Murru, rappresentante del mondo della musica sarda internazionale. Sandro, anche tu oggi sei in piazza, le discoteche chiuse ormai da tempi ormai immemorabili. La situazione è sempre più grigia per tutti voi addetti ai lavori. Allora, innanzitutto, ciao a tutti. Allora, situazione davvero critica per noi lavoratori dello spettacolo. Siamo oltre un anno, ormai 13 mesi, con i locali da ballo chiusi, le feste in piazza, le manifestazioni all'aperto, non si può fare più niente, non ci sono stati ristori, ci hanno un po' così dato un po' di speranza che ci avrebbero dato qualche aiutino e questo non è arrivato. Noi dello spettacolo e delle pubbliche feste e manifestazioni siamo veramente in difficoltà. Io mi sono un po' arrangiato, come ho detto l'altra volta, nell'altro collegamento, con reinventandomi con la radio e con le serate musicate nei ristoranti, che neanche quelli fanno aprire adesso, nonostante hanno abbassato i posti in capienze e tutto, e tutte le sicurezze che hanno giustamente fatto per poter lavorare, quindi neanche quello. Io quindi mi rimetto alle forze politiche di fare veramente qualcosa. Noi non chiediamo i ristori, ma in realtà stiamo chiedendo di farci lavorare. Fateci lavorare, questa è la domanda principale. Secondo te, Sandro, da appunto, come detto, hai detto, i lavori, le discoteche, come, se mai dovessero riaprire, come potrebbero riaprire in tutta sicurezza? Dunque, l'estate scorsa avevamo aperto in sicurezza con un numero limitato di capienza e all'aperto, e tutti con la mascherina quando si stava in piedi. Devo dire che la Sardegna è arrivata anche in zona bianca, ve lo ricordate, tra luglio e primi di agosto. Giustamente, per colpa di qualche assembramento con gente che è arrivata giustamente da fuori dalla Sardegna, ha portato un po' di contagi in più. Però mi ricordo che lavorando all'aperto e in sicurezza e ce la potremmo fare. Per quindi, quanto riguarda i locali al chiuso, è quello ancora un po' difficile sapere, perché il contagio, anche con la nuova variante che purtroppo ancora non conosciamo bene, pare che sia davvero molto, molto potente, quindi stiamo attenti e vogliamo stare sicuri. Però all'aperto si può lavorare. Si può lavorare in sicurezza. In sicurezza, che è quello che chiediamo. Fateci lavorare in sicurezza e i numeri parlano chiaro. Lavorando all'aperto i contagi si sono abbassati. Sandro, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, in bocca al lupo.